Come andiamo ragazzi, qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo video tour su Animal Crossing New Horizons. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che ho fatto un tour e anzi, vi dirò di più, ho sempre fatto soltanto tour verso la mia isola e mai verso l'isola degli altri. E oggi abbiamo come ospite Poketonks. Ho deciso quindi di andare a visitare la sua isola per vedere un po' cosa sta combinando dopo così tanti episodi sul suo canale. Parliamo più di 60 e come al solito vi lascio il link in descrizione. Nel caso vi interessi visitare per conto vostro l'isola di Poketonks, vi lascio qua il codice sogno, sia anche nel box dei commenti che in descrizione, così potete andare a visitarla anche voi stessi e fateci sapere un po' qua nel box dei commenti cosa ne pensate. Siccome non voglio rubarvi altro tempo, beh, tuffiamoci immediatamente nel visitare l'isola di Tonks. D-V-R-G-M. G-M. Non ci sono numeri? No. Non mi è mai successo. Pagliaccio raro Frozen da Fropical. Sì, allora la storia del pagliaccio raro è perché mi faceva ridere. Dovevo andare a trovare Asalina sul mio canale Viola. E praticamente cosa è successo? Sono andato a trovarla e siccome ci diamo sempre del pagliaccio e pagliaccio a vicenda, scherzando, ci mettiamo anche la musica del circo, ho detto, ma sai cosa? Vado da lei vestito da pagliaccio con la hoste del circo e questa cosa del pagliaccio raro. Che bella. Ma vedo che hai spammato tantissimo questo pattern qua, che io non riesco a usare perché non so dove metterlo. Però da te ci sta bene. Intendi i mattoncini per terra? Che sembrano... Allora, non ci sono quelli del municipio. Mi dà un fastidio tremendo perché... Vero? Vero? Dovevano metterli, secondo me. Ce ne sono di simili, ma non sono abbastanza simili. Però ho deciso di usare questa pattern perché mi piace. Oh, ma salve, benvenuto nel bar di Ad Astra. Perché c'ho il pizzetto e sono vestito da barista. Mi piace questo vestito, non so neanche io perché. Ma sai cosa mi ricordi? Decim di Death Parade. Sì, ho capito. L'ho visto recentemente in realtà Death Parade, quindi... Smoking! Oh, perfetto! Allora, cominciamo con il municipio, che è un municipio standard, non credo cambi da gioco a gioco. E stai parlando con... Scriccio. Non mi ricordo come si chiama. Scricciolo, esatto, Scricciolo. Ora guardo i tuoi abitanti, vediamo quali sono. Vai, vai! Allora, abbiamo Sigmund, che è un figo. Abbiamo Teo, che ha il musone. Abbiamo Leo, che è tipo Leopold della mia isola, però in vacanza è leggermente abbronzato. È andato in vacanza in Sicilia. Abbiamo Scriccio. Abbiamo Artiglio, che è molto carino. Anche Lupilia. Ma hai tre lupi? Sì, adoro i lupi in Animal Crossing. Poi abbiamo Mella. Abbiamo Tenerina. Anche io ho una capra. Ho Bea. Hai Raimondo! Sì, ho Raimondo. What? What? L'hai trovato durante i tuoi episodi? L'ho trovato in realtà a caso. L'unico per cui... Poi ho trovato anche Lupilia a caso, quindi ho avuto fortuna anche con lei. Tuttavia c'è un abitante, un animale che voglio avere sull'isola, ma non lo trovo. Oddio, scusa, che imbarazzo. Ok, perfetto. Dicevo, c'è un animale che io adoro. Il mio abitante preferito si chiama Wolfgang, se non sbaglio, Wolfang, uno dei due. Scusa che imbarazzo. Adoro quel ciccio, è davvero adorabile. Comunque si guarda qui, una rosa blu. Ah, ce l'hai anche tu, grande. Me li hanno regalati perché io non sono per niente bravo a bridare fiori. Comunque, cominciamo il tour dell'isola. Qui abbiamo una zona per bambini e per prendere il sole, insomma. Un castello di sabbia vicino ovviamente alla porta per giocare a calcio sulla spiaggia, perché ovviamente deve rompersi questo castello di sabbia, ma nessun problema. Chiaramente. Un posto... Allora, questo qua tipo è per tennisti, se non dico una scemenza. Sì, lo so, ma non c'è la rete per giocare a tennis, quindi non posso mettere niente qua. E quindi ho messo due porte da calcio. C'era anche tempo fa una palla da calcio qua, che in realtà era un'anguria, ma poi l'ho tolta perché non serviva più a niente, quindi l'ho tolta. Ci sta. Anche che bello perché... questo tavolo, guardalo. Sì, questo non mi ricordo neanche come si chiama. Qualcosa limone, credo. Però non ne ho idea. È molto molto bello, ci sta da Dio. La spiaggia è easy, insomma. Questo sì. Suppongo sia il frutteto. Sì, questo ammetto di averlo copiato un po' da te. Tu l'hai fatto in verticale, io l'ho fatto in orizzontale. Volevo fare un frutteto da parecchio tempo, quando appunto ho deciso di fare il frutteto. Volevo anche chiuderlo, se noti c'è qualche rimasuglio di... ai lati c'è un rimasuglio di fence, come si dice in italiano,
stazionato, ok, esatto. Minecraft, però... Minecraft, esatto, esatto. Però alla fine non l'ho più chiuso perché è molto più pratico poter uscire. Dove sei? Da dietro il... Dove sei? Nei peri. Sto guardando... Peri. Sì, i peri hanno due colori diversi, sto notando. Cioè, gli alberi hanno iniziato a cambiare già colore per l'arrivo dell'autunno. Sì, sì, cosa molto bella. Se non sbaglio, il 21 settembre c'è il cambio anche della pattern per terra, diventa marrone. E poi a... mi sembra a fine novembre, inizio dicembre, c'è la pattern bianca per ovviamente la neve. Non vedo l'ora. Se noti a fianco a... Ah, sì, questo ora ti spiego. Però se noti a fianco alla strada, vedrai che ci sono più tipi di fiori per appunto fare il percorso floreale, insomma. Però sì, ora ti spiego il fatto di questo qua. Tempo fa, quando andavo in live su Animal Crossing, rubavano ogni singola rosa d'oro che avevo. E quindi le ho rinchiuse qua dentro e non le toccherà mai più nessuno. Perché te le rubavano? Ma proprio il fiore o soltanto... No, solamente... una volta mi hanno rubato anche il fiore intero, però hanno preso sempre i cosi. Però mi dispiaceva vedere le rose non fiorite, quindi le ho recintate per evitare furti di ogni sorta, insomma. No, ma hai fatto bene. Le mie invece sono circa all'aperto, ma mi fido degli utenti che vengono. Cioè, metto tra i migliori amici, soltanto le persone di cui mi fido, e sono veramente, ti giuro, veramente poche le persone che entrano nella mia isola. Quindi... Mm-hmm. Non ho allora, cosa questa è una micro taverna all'aperto. E benvenuto alla piazza del castello di Hyrule, dove vari tanuki vendono robe. Questo qua vende le giare, questo qua vende le erbette. Questo è un negozio di magia, questo qua, perché vedi c'è il cappello da mago, se inclini la telecamera, e c'è la sfera, questa qua, al plasma. Esatto, e questo qui invece vende frutta. E volevo in realtà mettere qualcosa qua. Questo è lo stand della frutta dove ti puoi sedere e bere il tuo succo di frutta preferito. E basta così. Poi qua c'è casa di artiglio. E non so perché. Let's get ready to rumble! Cioè, non lo so perché mi piaceva l'idea di avere uno stadio qua. Oh, non posso muovere roba. Non lo sapevo. Mettiamo metal a caso, dato che la WWE e la Raw hanno un sacco di intro metal della gente quando fa wrestling. Vai. Non lo so perché avevo il ring completo, ho detto ma sì, mettiamolo in mezzo da qualche parte, e quindi l'ho messo qua. I mughetti. Sì, ho un bel po' di mughetti di non mi ricordo come si chiamano, mughetti del qualcosa. No, in realtà si chiamano solo mughetto, e ti dirò di più, in realtà il mughetto è un fungo, però non sapevo esistessero anche le piante. Quindi quando l'ho scoperto ho fatto tipo what? Quindi è un fiore. E ho scoperto che nella mia isola aveva smesso di crescere perché Fuffi, sì, appunto, Isabel. Il problema più grande nella mia isola è che a volte ho le tasche piene, tipo sempre. Quindi lascio le cose in terra. E Fuffi dice: no, non puoi lasciare le cose in terra. Ehi, oh, tu sei appena rientrato da un'altra regione. Non fare così. Questa è una delle zone che preferisco di più. Ci ho messo un bel po' di tempo a farla e a organizzarla. Però questa è la libreria all'aperto. Ho messo tutte quante le cose, le librerie qua dietro sono cambiate perché ho messo il colore scuro, ho messo un pianoforte, una viola, un'arpa, tanto perché mi andava di mettere un'arpa, qua ci ho messo un PC perché qualcuno sicuramente studierà nelle librerie / biblioteche, e quindi questa è la zona, esatto, appunto, sto accendendo, preparando il nuovo esame, stai editando un video adesso, poi laggiù già si può intravedere giusto un po', se vieni qua lo intravedi, cambio. Collezione sirena. Sì. Non è collezione sirena, è la collezione conchiglia. Conchiglia, esatto. È vero. Ci sono alcune cose della collezione sirena che mi mancano. Infatti appena trovo... come si chiama? Pasquale? Mi sembra? Pascal, insomma. Pasquale. Pasquale, ecco, mi sembrava appunto. Devo incontrare Pasquale ancora un po' di volte per finire il set sirena, però prima o poi lo farò. Anche perché c'è una... non mi ricordo, mi sembra di avere la ricetta della cosa sirena che voglio costruire, che non ho ancora costruito. Non è stagionale neanche, quindi non so dove trovarlo. Però è una specie di statua che si mette proprio laggiù. E la adoro, è bellissima. Sì, è veramente bello. Tra l'altro non so se l'hai visto, ma un sacco di persone usano lo sgabello guscio per fare tipo delle finte tartarughe in spiaggia. Mettono il pattern e sopra il guscio colorato e simula una tartaruga, comunque un animaletto. È carino perché volendo lo puoi far diventare anche il guscio blu di Mario Kart, quindi... oh, perché no? Fa ridere. Parlando di Mario, se non sbaglio adesso con il 35esimo anniversario, sbaglio, hanno detto che avrebbero aggiunto alcune cose extra su Animal Crossing di Mario? Assolutamente sì, e non capisco perché il 31 marzo usciranno, cioè entro il 31 marzo li fanno uscire, però usciranno l'anno prossimo. Però a quanto pare c'è questa data ricorrente
in cui smetteranno di vendere i giochi, smetteranno di fare quello, smetteranno di fare tutto. Cioè, non ho capito. Molti mi hanno detto perché il 31 marzo finisce l'anno. E io, ok, però nel senso, questa collection non è uscita proprio al 35esimo, allo scoccare della mezzanotte. Quindi è un Anzi. Po', è appunto uscito un po' in ritardo. Quindi boh, non lo capisco. Tutto Qui, ciao. C'è un Susumushi per terra. È brutto. Lo so, è orrendo. Però fa un suono abbastanza caruccio. Questa è casa di Raymond. Vediamola. È in casa, vai. È quella base? Cioè... sì, non l'ho modificata troppo. Regalo alcune cose ai miei abitanti, ma... ho deciso di non dare troppa roba perché sennò il loro stile se ne va da qualche altra parte, quindi... Cioè. Dimmi, sei nuovo di qui o vieni forse da Fropical per farci visita? Soy Raimondo, per servirti. Se ad Astra fosse un gioco in TV, io sarei il presentatore. O magari un protagonista dei muscoli passionali e una chioma scolpita. Quello che preferisci. Rico! Sai che c'è? Rico! Cosa? Bellissimo. Poi è spagnolo, a quanto pare. Sì, è spagnolo. Io, se non sbaglio, c'ho... com'è che si chiama? Tenerina, che è francese in realtà. Quindi, bene o male, Spagna, Francia... Non so se ci sta qualcuno di tedesco. Credo di no, non lo so. Non che io abbia mai visto, ho visto solo francesi e spagnoli. Chissà perché questa scelta. Qui, tempo fa, qua c'era il faro, che adesso non c'è più. L'ho tolto perché dovevo regalarlo a un amico. Oh, che imbarazzo dell'erba. E poi, sì, alla fine non l'ho più rimesso. Ecco qua, qua c'è il pallone da spiaggia che ti dicevo. Che adesso sì. L'ho messo qua. Io l'ho fatto diventare un'anguria. Esatto. E questo è il vestito sirena che non so perché adesso l'ho messo qua. Boh. Sai che in effetti non so che... Oggi che giorno... Ah, ecco. Oggi ci sarebbe stata la tizia delle rape. Ecco perché non c'è nessun abitante... Nessuna... Come si chiama? Personaggio speciale oggi. Mi ero un attimo confuso. Ah, sì, giusto. Se vuoi entrare un attimo dalle sorelle Ago e Filo, forse potresti trovare qualcosa di interessante. Un design interessante. Assolutamente sì. Sono entrato da Marco e Mirko perché volevo vedere. Ah no, hanno il cabinato, ma ce l'ho già il cabinato di Street Fighter. Ma sai che tipo ho un problema enorme io con le sorelle Ago e Filo? Ho comprato troppi vestiti e ho quasi riempito completamente il magazzino di casa. Per fortuna. Comprendo, perché io sono a 1540 su 1600 posti. Quindi idem. Adesso. Anche io dovrò liberare alcune cose. È vero che io ho anche un bel po' di insetti e pesci nello sgabuzzino, quindi... Limiti che non capisco. Ce l'hai, la prendo. Vai, prendi pure. In realtà non l'ho fatto io, l'ha fatto un mio iscritto e poi è entrato qua dentro e l'ha messo là sopra. Da me c'è anche roba di Zelda che ha fatto Carl, lo stesso mio iscritto. Ha fatto tipo maglietta vestito completamente viola. Ha messo un botto di roba di Zelda, eccetera. Il mio design, un botto di roba, ma l'ha fatto benissimo. Allora, qui c'è casa di Tenerina, perché l'ho messa qua, perché mi piaceva una... Perché qua non c'è la panchina? Vabbè, non lo so. Qua c'era una panchina, non so perché non c'è più. Però, sì, questa è casa di Tenerina. Mi piaceva l'idea di avere alcuni abitanti in alcuni posti. Non mi andava di fare, com'è che si chiama, la zona living, sì. Insomma. E quindi ho fatto così. Adesso ho qualcuno qui. Non so chi sia, devo ancora controllare. Andiamo insieme, perché io non so chi ci sia qua. Vai, prima tu. Non spoilerare, adesso entro io. Tra l'altro, okay. Non ci sarà spazio mai nella vita per tutti in questa tenda. No, assolutamente. Ah, ok, so chi è, perfetto. Vediamolo. Entra pure. Tra l'altro non so se l'hai visto, ma in basso a destra è cambiato anche il caricamento. Sì, perché è autunno. Bellissimo, chi sei? Ti conosco. Amelia. Mi piace molto quest'isola. Anzi, mi piace così tanto che mi chiedo come sarebbe viverci. Questo credo che tu debba chiederlo a Tonks, perché io qua sono ospite come te. Fortunatamente caccerei... un pennuto per prendere un altro pennuto. E io voglio assolutamente un altro lupo. Quindi immagina un po' come sto messo. Mi spiace davvero tanto, adoro i lupi, quindi... Io caccerei lui. No, povero lei. È uno dei miei abitanti originali, per quello non l'ho più tolto. Lui se ne voleva andare in effetti tempo fa, ma ho detto nah, resta qui con noi. Ti chiederei forse perché qua c'era una zona completamente vuota. Io, sì, come moltissime altre persone, stiamo aspettando la piccionaia. Non so se mai arriverà la piccionaia, che ma... è la caffetteria, tipo. È la caffetteria, esatto. Tuttavia, sto lasciando uno spazio qui proprio per la piccionaia. Poi vedremo se arriverà bene, se non arriverà qua ci farò una zona... Una zona con qualcosa. Adesso non so cosa dire, però sì, ci metterò una zona con qualcosa là. Sai che invece la mia isola è completamente piena e ti capisco tantissimo per questa scala messa qua singola per Volpolo. Vero? Vero? Tu sei venuto nella mia isola che ancora Volpolo non c'era. Esatto, non c'era ancora l'update di Volpo, mia, quindi... Mamma mia, Tonks, tu non hai idea del cambiamento che ho fatto sulla mia isola. Uh-huh. Cioè, è cambiato tutto da quel giorno. Ho dovuto spostare il museo 3 volte.
ho dovuto allargare un sacco di parti, ho risistemato gli abitanti avvicinandoli tipo di un blocco, quindi ho dovuto spostarli, riavvicinarli. Oh mio Dio, sì, lo so. Ci sarebbe molto più pratico una specie di tool che ti fa vedere prima alcune cose, o che magari ti sposta subito le cose, che non devi aspettare. Ah, devo fare il campetto togliendo la casa, che poi il giorno dopo va nell'altro campetto. Tipo, se voglio spostare di uno, sposto di uno e basta. Poi il giorno dopo va spostato di uno, esatto, e basta. Però, sì, ma, bisogna... Ma adesso, sai cosa? Io metterei anche, quando stai piazzando un qualcosa, una specie di griglia immaginaria, sì, cioè sì, trasparente, per far capire meglio dove metti le cose. Sì, sì, concordo pienamente. A blocco per blocco. E soprattutto eviterei quegli oggetti che hanno un blocco e mezzo di grandezza, tipo la pagoda, che non potrà mai essere simmetrica. Mai. Vero. A meno che non la metti proprio al centro dell'isola. C'è una zona che non è ancora visto, ed è una delle prime zone che ho creato, che poi in realtà ho allargato col tempo, perché hanno fatto uscire alcuni oggetti stagionali, e quindi ho deciso di metterli qua. Vediamo. Allora, benvenuto nella zona zen, nella zona bambù. Mi sento a casa, visto che ne ho una anche io. Oh, che bella questa. Questa è la lanterna, vero, bambù? Questa è la lanterna bambù. Sotto qua, vicino alla scala, c'è anche la lanterna germoglio di bambù, che sono due cose diverse. Inoltre, queste piante qua le davano per la festività di Tanabata. Sì, ne ho presa una. Due. Io ne ho prese due, anzi, in realtà tre. Ah, è giusto. Poi la leggenda di Kaguya, della principessa nel bambù, che sta su quest'isolotto. L'ho messa qua, dove sei? Vediamo. Ok, l'ho messa qua perché così nessuno può disturbare il suo sonno, anche se bellissimo. In realtà dovrei fare in modo che si potesse... hai anche però... le candele qua, queste sì, non sì, ce le ho. Sì, ho anche le candele di bambù. Bellissime, veramente. E la roba di bambù spacca con questo gioco, a me piace sì, un sacco lo scivolo di spaghetti. Sì, i somen, se non sbaglio, si chiamano in giapponese. Aspetta, che qua c'è una zona allarga. Ecco, vedi, questa non l'avevo visitata, anche tu hai il carretto con i fiori che spacca, secondo me. Sì, sì. Inoltre è verde, quindi ci sta bene col bambù. Sì, tu, tra l'altro il tuo colore dominante è il verde, quindi... Tra l'altro anche nel mio caso, visto che mi piacciono un sacco i Pokémon d'erba. Eccola! Okay, un sacco di video iniziano qua, se non direttamente tutti. Esatto, puoi indovinare qual è il mio tipo di fiori preferito? Credo le rose. No, i gigli in realtà. Io adoro i gigli. Li ho sempre adorati i gigli. Ah, adesso vedrai il casino di casa, Ma quindi non sono l'unico. No, non sei affatto l'unico. Anziché sia la sala centrale che la sala di sinistra, che ti consiglio di andare a vedere per prima, quella a destra, sono le più disastrose stanze dell'universo, probabilmente. Però, sì, la prima, quella d'ingresso, è per fare in fretta le cose. La seconda è per mostrare tutti gli oggetti dell'evento. In questo caso qua c'era l'evento... Insettomania. Dell'insettomania. Anche se in effetti, non so perché, mi sa che mi sia bugato il gioco, perché non ho il formicaio. E so che ti danno per forza tutti quanti gli oggetti in ordine, almeno la prima volta. Però mi manca il formicaio, quindi dovrò rifare l'insettomania. È stato uno dei primi che mi hanno dato, infatti. Ma aspetta, tu l'insettomania l'hai fatta la prima volta o la seconda? La prima volta, ho saltato la seconda per sbaglio. Però la prossima volta che ci sarà la dovrò fare per forza. Questa stanza ne vado davvero molto orgoglioso. Mi piace, a parte le ricette per terra. Questa è la stanza barra cucina di legno ferro. Non so perché, ma il set di legno ferro è così chic. Sa un sacco di Ikea. È vero, e a me piacciono le cose Ikea, quindi manco a dire. Qua c'è un vestito ciliegia, c'è un bilanciere e c'è un tavolo di pietra, se ti servono dopo te li raccolgo. Madonna. Un po' di latte e zucchero. Cambierei solo ed esclusivamente le pareti, per il resto è bellissima. Sì, sì, concordo pienamente. Le pareti le volevo più da cucina, ma per adesso ho messo una parete marrone perché la parete di legno è bella, però devo ancora trovare una parete giusta per quella stanza. Ma sai che forse va bene anche quella standard che ti danno in casa? Senza troppi giri. Sei sparito dal mio schermo, essendo a nord, vero? Sì, sì. Ok, allora qua ti rimarrai incastrato con la quantità di roba che c'è nella sala delle uova. Perché ovviamente, oddio, figurati se non posso avere una stanza dedicata a tutto quanto l'evento pasquale. Flashback del Vietnam. Un botto di uova. Anziché se clicchi meno e vai su guardare i passaporti, dovrebbe dirti come mi chiamo, ossia il mio nickname, giusto? Uovo della rete, ovviamente. Esatto, quindi... uovo della rete, perché ha senso, dai, aveva molto senso. Se non sbaglio l'altra volta avevo uovo del qualche altra cosa, ma ormai. Allora, vorrei farti vedere prima la stanza sopra, perché questa è la stanza dei sogni, almeno l'ho chiamata io così. Indovina un po' cosa c'è qua sopra. Aspetta, non voglio vedere, letto di Sonia, penso. No? E non solo. Sì, la roba. Oh, la roba zodiacale, il manifesto con celeste. Quindi ce li hai tutti. Sì, se conti sono 12, quindi li ho fatti tutti quanti. Come fai ad averli tutti?
Qualcuno me li ha dati in regalo durante i live. Sagittario, sì. Vabbè, Sagittario... Sagittario, Leone, c'è l'armadio dei Gemelli, la lampada dei Pesci. Non mi ricordo come si chiama questo del Capricorno. Allora, l'urno in acquario, eccetera. Guardandoli così, a pelle, io direi che il più spettacolare di tutti mi sa che è Capricorno. Cioè, Capricorno è proprio esagerato. È anche il più grande, se non sbaglio. E se noti, è il coso con la coda di pesce, insomma. Mm-hmm, sì, è proprio bello. Cioè, allora, sono belli tutti, punto. Sì. Sì. Però è proprio spettacolare. Cioè, tolto, vabbè, anche l'arco di Sagittario, che mi ricorda i Cavalieri dello Zodiaco, Seiya. La camera sotto, secondo me, ti piacerà davvero tanto. Vediamo se... Vabbè. Vabbè, spacca di brutto. Oi, sì. Questi sono i trofei di Paper Mario. Oh mio Dio. Mamma mia, no, non farmi ricordare il casino. Ma tu lo sai del 102%? Te l'hanno raccontata sta cosa, l'hai letta? Ah sì, che non devi equipaggiare accessori e che non devi mai morire. Cioè, della serie, ok, fammelo sapere prima. Un po' prima. Prima. Cioè, cosa devo fare? Devo ricominciare il gioco, devo rifarmi tutti gli accessori, tutte quante le robe. Tra l'altro, allora, molta gente ha detto che tipo... uno dei trofei più difficili è quello di Bostronic. In realtà ho trovato quello di Bostronic semplicemente lungo fare. Sì. Uno di quelli che mi ha dato più problemi di tutti, incredibilmente, sono state le rapide. Sì, ma c'è un trucco in realtà per farle in fretta. Ti vuoi sedere con me? Sì, allora aspetta, okay. Mi siedo e me lo allora, racconti davanti alla Switch. Mentre giochiamo a Switch, perché in effetti là sta la Nintendo Switch accesa, il trucco per superare le rapide è non guardare quando salti. Perché alla fine com'è che si chiama? La cosa difficile è semplicemente il prendere le monete quando cadi giù per la discesa. Quando senti il rumore delle 100 monete che le raccogli, devi premere A. Quello è il trucco per prendere le ultime monete. Poi alla fine non è troppo complesso, però sì, ci ho messo molto di più al tipo timido show, devo ammettere. Io invece il tipo timido show me la sono giocata bene da subito e ho eventualmente screenato, ho fatto video, ho messo in pausa il gioco. Cioè lì proprio ho giocato sporchissimo io, ma perché era ovviamente fatto per farti faticare quel gioco. Sì. Mi sono dimenticato, ho un'altra zona da mostrarti. Ed è l'ultima, ti prometto che è l'ultima. Ah ma guarda, in realtà mi fa piacere vedere la tua isola, da tanto che volevo... Ah, il parco giochi. Sì, il parco giochi dei bambini. Madò, quante cose che ti devo far vedere nella mia isola, Tonks, non ne hai idea. Guarda, sono sicuro che la tua isola è 100 volte meglio della mia. E io devo ancora finirla, però non è dico meglio. Dico sempre che devo finire. In realtà prendo il gioco in mano per inizio del mese, finisco la raccolta di insetti, pesci e creature e poi spengo e non lo tocco per il mese. Sì, chiaramente. No, comunque mi piace un sacco questa zona. E la mia isola non è meglio, è solo diversa. Cioè, è strutturata diversamente. A me la tua piace perché, a differenza della mia, rimane molto più naturale. Cioè, nel senso, vedo che c'è stato proprio poco terraforming. Sì, ho deciso di fare meno terraforming possibile per lasciare il più possibile l'isola nel suo stato naturale, appunto. Ho cambiato alcune cose, però. Però, vabbè, sì. La mia è drasticamente diversa. Tra l'altro, il frutteto io l'ho ridotto all'osso proprio. Ho fatto... Se non mi ricordo male, tre file, 1, 2, 3. Sì, dovrebbero essere, ho 3 o 2 file per frutto e basta. E il ciliegio ne ho messo solo uno, che è il frutto della mia isola, lo posso tranquillamente comprare se proprio serve. Però ho capito che la frutta non mi serve più a nulla. Invece qui, scatta. Oh, eccolo qua, screenshot 1 fatto. Cambiamo, mettiamo ZL. Mettiamo effetti, tipo... aspetta, vediamo se riesco a trovare qualcosa di interessante io. Pellicola e vabbè, pellicola top tier come cosa. Metto un gesto anch'io. Incredulità. Oddio, è passato Frozen nella mia isola. Anzi, Brozen, perché con te siamo bro. Bro, vediamo se riesco a pescare qualcosa di interessante. Vediamo. Dalla grandezza non credo sia un re salmone, ma è alla foce, magari è un salmone. Secondo me è Base. Me lo sento. È un salmone. Eccolo qua, ciao. Questo è un altro salmone se lo vuoi pescare tu, tanto sono solo salmoni questi qua. Ma sì, dai, peschiamo il salmone, intanto sarò full, lo libero ad Astra. Se è un re ad Astra, sì. Ad Astra. Vai. Ed è un salmone. Se è un salmone reale mi arrabbio. No! Ovvio! Cosa posso pescare se non l'ennesimo boccalone? Allora, facciamo la chiusura del video mostrando a tutti il nostro pesce. Ragazzi. Ok, va bene. Questo è il nostro salmone. Che conserverò per sempre. Lo metto da qualche parte nella mia isola. Ok, ci sta. Vi ringraziamo per la visione. Fateci sapere nei commenti cosa ne pensate dell'isola di Tonks. Ovviamente vi lascio anche i link per andare a seguirlo e vedere un po' i suoi episodi, perché sicuramente a breve ricarica qualcosa, visto che a breve ci saranno anche nuovi update. Quindi entrambi
pubblichiamo qualcosina a tema quando c'è qualcosa da fare. Mentre se volete seguire me, mi trovate come al solito tutti i giorni a partire dalle 17, tranne il weekend, sul sito Viola. Dato che questi giorni sto portando anche un po' di cose interessanti, come vedete all'inizio del video, perché ve l'ho annunciato. Detto ciò, noi vi ringraziamo per la visione, come al solito, di eventuali mi piace, commenti e di seguirci sui social. E vi aspettiamo prossimamente in un nostro nuovo video all'interno o del mio canale o del canale di Tonks o eventualmente sui nostri socials. Alla prossima! Ciao!